Il curriculum vitae deve essere fatto in una forma sintetica e snella e anche lineare, perché la persona che riceve il curriculum deve essere in grado di recuperare le informazioni in maniera molto rapida all'interno del testo che viene inviato. Per cui è importante scrivere le informazioni adottando individuando un titolo, quindi la parte di istruzione e formazione, la parte delle esperienze lavorative e la parte delle competenze personali. È bene adottare un ordine cronologico che sia identico su tutto il curriculum, di modo che sia più facile poi andare a ripercorrere, per chi legge ovviamente, andare a ripercorrere tutto il percorso formativo e esperienziale della persona. Nel momento in cui raccontate le vostre esperienze di lavoro, è importante che indicate bene qual è il periodo, senza necessariamente dire il giorno dal al, ma magari potete mettere il mese indicativo dell'anno di riferimento. Indicate quella che era l'azienda, indicate la qualifica professionale per cui siete stati assunti o comunque per il quale svolgevate lo stage, come ad esempio segretaria studio legale piuttosto che praticante studio legale o segretaria ufficio amministrativo. Nella parte successiva, che poi trovate nel formato, anche indicata nel formato europeo, viene chiesto di dire quali sono le mansioni svolte e qui potete indicare in maniera più dettagliata quali erano le attività che svolgevate durante la vostra attività lavorativa. È bene indicare tutto rispetto al tipo di lavoro che siete stati chiamati a svolgere, perché in base all'ufficio in cui uno sta, in base all'azienda in cui uno sta, le mansioni possono essere diverse e per chi legge è importante sapere che cosa voi siete in grado di fare, perché le avete imparate attraverso quel tipo di esperienza. Nella parte delle esperienze professionali è bene indicare tutte le esperienze contrattualizzate, ma anche tutte le esperienze di stage o tirocini formativi, perché ogni esperienza fatta, quindi anche quelle di stage, ci consentono di acquisire delle capacità e competenze professionali e sono tutte oggetto di interesse per l'azienda che riceve il vostro curriculum e che quindi vi legge. Nella parte dell'istruzione e formazione, quando raccontate della laurea triennale o della laurea specialistica, c'è un punto indicato nel curriculum vitae, anche in formato europeo, in cui vi chiede di dire quali sono le principali materie studiate. Secondo me conviene, anziché ripetere quali sono i principali insegnamenti, che poi chi legge sa che cosa si studia a filosofia piuttosto che a giurisprudenza, è bene indicare qualcosa rispetto alla tesi che si è fatta. Magari la specialistica c'è stato un lavoro di analisi dei dati piuttosto che l'analisi di un questionario, quindi sicuramente è stato un lavoro più costruttivo che vi ha richiesto più impegno rispetto a tante altre attività durante il percorso di studi. Quindi io indicherei su quella parte il titolo della tesi e la tipologia di lavoro che è stata svolta. In alternativa, magari durante la triennale, se non c'è stato un argomento che in maniera particolare si collega con l'attività dell'azienda, è possibile andare ad indicare sempre su quella parte l'esperienza ad esempio dell'Erasmus, quindi dell'essere stati all'estero, di aver frequentato alcune materie, di aver dato alcuni esami o di aver partecipato a dei progetti. Ad esempio l'Università di Macerata organizza molte attività per gli studenti che possono in qualche maniera entrare in contatto con realtà organizzative anche all'estero in altre università, quindi in questa parte potete personalizzare quelle che sono state le vostre attività, diciamo extrascolastiche, cioè strutturate in maniera diversa dalle tradizionali, ma che comunque vi hanno dato modo di acquisire delle competenze in più. All'interno del curriculum vitae è molto importante dedicare una parte delle informazioni a quelle che sono le capacità e competenze della persona. Solitamente gli studenti evitano di scrivere questa parte perché è più difficile, complicata e uno non ha mai idea di che cosa scrivere. Secondo me è una parte importante perché serve per completare le informazioni che una persona dà di sé. All'interno della parte delle competenze relazionali, ad esempio,
potremmo indicare quali sono le nostre caratteristiche, ad esempio di relazione con gli altri, quindi il fatto di avere maturato delle capacità di ascoltare gli altri, piuttosto che di dare spiegazioni, piuttosto che essere in grado di rispondere al telefono e quindi dare indicazioni o consigli alla persona, perché abbiamo fatto un'esperienza legata a questa tipologia di mansione. Quindi è un modo per collegare l'esperienza di lavoro che abbiamo citato prima sulla parte delle esperienze professionali con quelle che sono le competenze che abbiamo acquisito grazie a quel tipo di esperienza, perché nella parte delle esperienze professionali noi indichiamo che cosa facevamo durante quell'attività, nella parte delle competenze noi indichiamo quelle che sono le nostre caratteristiche personali che ci sono più utili per svolgere meglio quel tipo di lavoro. Quindi questa parte, quella delle competenze, serve per arricchire il curriculum, per dare all'azienda che ci legge e che non è detto che poi ci convochi per un colloquio, per dare un'idea, un'immagine più complessiva di noi, per dire sia quello che sappiamo fare ma anche quali sono le nostre caratteristiche personali. Basta scrivere nella parte di ulteriori informazioni che alla fine del curriculum vitae è bene indicare come parte a sé. Io consiglio sempre agli studenti di scrivere quelle che sono le attività extra studio o extra professionale che fanno nel tempo libero, come ad esempio attività di volontariato, piuttosto che interessi legati allo sport o alla lettura di riviste, piuttosto che a attività teatrali o al cinema, perché anche questo tipo di informazioni servono per dare un'idea di chi siamo anche al di fuori del lavoro, quindi quali sono i nostri interessi e le competenze anche che potremmo maturare svolgendo un determinato tipo di attività. Ad esempio, chi svolge attività teatrali potrebbe indicare nella parte delle competenze relazionali sicuramente una certa autonomia o controllo anche emotivo nel parlare di fronte ad altri, quindi parlare di fronte a un pubblico. Quindi tutto quello che noi scriviamo è importante perché serve per dare un'immagine più unitaria di noi, dare maggiori indicazioni e quindi rendere più ricco quello che stiamo dicendo. Per cui è importante andare ad indicare anche gli hobby, anche le attività extra in questa parte finale del curriculum. Un ultimo aspetto che può sembrare meno importante rispetto agli altri, ma che secondo me è fondamentale: mi raccomando, ricordatevi alla fine del curriculum di mettere sempre l'autorizzazione sulla privacy e la data di aggiornamento del curriculum, di modo che fa fede che quel tipo di informazioni sono aggiornate alla data odierna, e soprattutto autorizzate l'azienda a utilizzare le vostre informazioni, perché nel percorso di selezione sono sempre coinvolte altre persone, altri professionisti, quindi è importante che voi concediate, anche se formalmente, questo tipo di autorizzazione, altrimenti il curriculum è inutilizzabile. Quindi mi raccomando, non vi dimenticate. Nel momento in cui inviamo il nostro curriculum ad un'azienda, è importante allegare anche una lettera di presentazione. La lettera ci serve per creare il collegamento tra noi, la nostra esperienza, e il tipo di azienda a cui stiamo inviando il curriculum. Quindi la lettera deve essere centrata sul motivo per cui noi stiamo mandando il nostro curriculum a quella specifica azienda. Quindi è importante iniziare dicendo il come abbiamo contattato l'azienda, se attraverso una fiera, se attraverso il Career Day, se attraverso delle informazioni da internet o un'intervista. Poi dire il motivo per cui siamo interessati a lei, perché sta realizzando un prodotto innovativo e noi abbiamo fatto esperienza in quel settore, oppure perché veniamo da un tirocinio pratico legato al tipo di attività che svolge l'azienda. La cosa importante è puntare l'attenzione sul perché stiamo mandando questa lettera, il nostro curriculum, all'azienda. Non è necessario raccontare tutte le esperienze che poi dopo sono riassunte nel curriculum, nella lettera di presentazione, e quindi ridire sono laureato in, ho fatto questa esperienza, ne ho fatta un'altra, che sono informazioni ripetitive, perché poi dopo chi legge il curriculum trova questo tipo di indicazioni all'interno del curriculum stesso. Quindi nella lettera va centrata maggiormente l'attenzione sul collegamento tra noi e quel tipo di lavoro e quel tipo di azienda.